Ciao amici, bentornati su Giugissima. Dopo il video della scorsa settimana in cui vi ho parlato della mia esperienza di apprendimento della lingua francese, come promesso, oggi ci dedichiamo esclusivamente a tutti i libri, le risorse e le grammatiche utili per imparare questa lingua, almeno quelle che io consiglio. Se il video vi è utile, mettete mi piace, lasciatemi un commento e condividetelo con i vostri amici in modo da far arrivare questo video a più persone possibile. Ho fatto un video dello stesso tipo per quanto riguarda le risorse per l'apprendimento dell'inglese, vi lascio il link in descrizione e vi lascio anche il link alla playlist con tutti i miei video sull'apprendimento delle lingue, dal livello A1, A2 principiante, B1, B2 intermedio e C1, C2 avanzato. In quella playlist trovate tutti i miei consigli per l'apprendimento delle lingue. Oggi invece ci concentriamo sul francese e su tutte le risorse che io ho utilizzato o consiglio per imparare il francese. Non sono sponsorizzata da nessuno, questa è semplicemente la mia opinione. E questi sono consigli basati sulla mia esperienza. Vi lascio i link a tutte le risorse che menziono nella description box. Partiamo dai libri di testo per lo studio del francese. Come ho detto in altri video, se si vuole studiare una lingua straniera da autodidatta ed impararla bene e diventare fluenti, occorre strutturare il proprio studio sulla base di un manuale, un corso di lingua progressivo che contenga esercizi di autoverifica e soluzioni a quegli esercizi. Io ho utilizzato in un primo momento i libri dell'Alliance Française che ho comprato a Parigi quando ho fatto il corso di francese e poi ho utilizzato altri libri molto molto validi che mi hanno accompagnato a tutti i livelli del mio apprendimento. E si tratta dei libri della collana Alter Ego, della casa editrice Hachette, che esistono dal livello A1 fino al livello C1, sono tanti libri e esiste sia il manuale con il corso sia il libro separato con gli esercizi che procedono insieme al manuale, quindi si possono svolgere gli esercizi dopo aver studiato l'unità sul manuale. Mi sono trovata molto bene con questi libri, ci sono anche le tracce audio online e gli esercizi non sono noiosi e credo che forniscano vocaboli utili per i diversi livelli di apprendimento. Ed in generale si tratta di libri che consentono di portare avanti tutte le abilità, quindi comprensione, produzione, scritta orale, contemporaneamente in riferimento a diversi argomenti, quindi di acquisire molti vocaboli, di imparare molte espressioni. Se il vostro obiettivo è quello di conseguire una certificazione linguistica, il DELF oppure il DALF, vi consiglio vivamente di procurarvi dei libri proprio specifici per la preparazione di quell'esame. Io l'avevo fatto per il DALF C1, che è l'unico esame che ho sostenuto in francese, ed avevo acquistato Réussir le DALF Séance 2, io ho utilizzato soltanto la parte relativa al C1, che insegna un po' a svolgere progressivamente gli esercizi che saranno poi contenuti nella prova d'esame. Una volta finito tutto il libro, avevo acquistato DALF Séance 2, un altro libro con moltissime simulazioni d'esame per il DALF C1. Questi non sono corsi di lingua, ma sono proprio libri specifici per imparare a svolgere gli esercizi che ci saranno all'esame. Per quanto riguarda la grammatica, ci sono sicuramente moltissimi libri validi. Io vi consiglio quelli che avevo utilizzato a suo tempo, che sono della casa editrice Cideb, e si chiamano Grammatec, grammatica francese contrastiva per italiani o qualcosa del genere. Vi lascio comunque il link nella description box. È un libro di grammatica studiato, pensato per gli italiani, quindi mostra le differenze tra l'italiano e il francese in modo da aiutare il più possibile gli studenti italiani nell'apprendimento della lingua francese e si compone di un manuale con tutte le regole di grammatica e di un libro degli esercizi con appunto esercizi corrispondenti a ciascuna regola di grammatica spiegata nel manuale e assicuratevi, se lo acquistate, di acquistare anche il libricino con le soluzioni, normalmente incluso, però verificate che sia effettivamente incluso nella confezione che acquistate. E ricordatevi che svolgere gli esercizi di grammatica è essenziale per acquisire padronanza della grammatica di una lingua straniera, soprattutto una lingua come il francese, che ha una grammatica piuttosto importante. So che ci sono anche moltissimi siti online in cui è possibile reperire le regole di grammatica e magari trovare anche qualche esercizio. Io per tutte le lingue che ho studiato ho sempre preferito avere un libro di grammatica in modo da poter procedere con ordine, non dover essere sempre dipendente dalla connessione internet. È la mia preferenza personale. Vi lascio comunque il link ad un sito che ho trovato che offre regole di grammatica in francese e anche alcuni esercizi, sebbene non moltissimi. Il sito si chiama Lingolia. Vi consiglio in ogni caso
di svolgere esercizi di grammatica aggiuntivi online. Basta che scriviate il nome, il titolo dell'argomento sul quale volete esercitarvi e potete trovare tantissimi esercizi su siti web diversi. La grammatica è qualcosa, secondo me, su cui vale la pena insistere un po' di più. Parliamo di dizionario. Un dizionario francese-italiano, italiano-francese, è molto utile quando si devono imparare parole nuove, sia quando si legge, quindi si devono cercare le parole che non si conoscono, sia quando si vuole provare a scrivere in lingua francese e si devono utilizzare vocaboli che non si conoscono ancora. E in questo caso serve quindi il dizionario italiano-francese. Io avevo un dizionario italiano-francese, francese-italiano a casa, ma poi ho finito per utilizzare i dizionari online, soprattutto perché ho studiato in diversi posti e non volevo sempre portarmi due dizionari. Online utilizzo spesso Reverso, che utilizzo anche per la lingua inglese, che ha anche la funzione contesto, che permette di individuare il significato di un'espressione all'interno di una frase. Parliamo di pronuncia. Io ho imparato le regole di pronuncia dal libro di grammatica, quello che vi ho menzionato poco prima, perché ci sono tracce audio e spiegazioni sul libro di come si devono pronunciare i diversi suoni. Ho anche imparato molto al lettorato di lingua francese che ho fatto all'Università di Torino. Credo che in qualunque corso di lingua francese e anche online su molti video su YouTube ci sia un'ottima spiegazione della fonetica francese. Come avevo già detto per l'inglese, acquisire una buona pronuncia è molto importante, secondo me, fin dall'inizio, per imparare poi il francese con la pronuncia giusta e non dover arrivare ad un certo punto dello studio del francese che ancora non si riesce a comunicare a causa di una cattiva pronuncia. Inoltre ho guardato molti video documentari in francese che mi hanno aiutata a migliorare la mia pronuncia. Passiamo all'apprendimento dei vocaboli. I vocaboli si acquisiscono con l'esposizione alla lingua francese, quindi grazie alla lettura, ai video, ai film, alla radio e a tutto ciò che contiene un po' la lingua francese. Ovviamente non basta sentire o leggere un vocabolo una volta, bisogna cercare il significato e poi ripeterlo più volte in base alla spaced repetition, un concetto del quale parlo spesso quando si tratta di apprendere parole oppure concetti nuovi. Per me è sempre stato molto utile leggere e poi cercare i vocaboli e scrivermeli su un foglio oppure creare delle flashcards. Si possono anche cercare liste di vocaboli online, per esempio tutti i vocaboli riguardanti la casa oppure tutti i vocaboli riguardanti il lavoro o l'ambiente, si trovano molte liste. Per quanto riguarda la lettura, vi ho detto che ho letto molti romanzi in versione integrale in francese. In realtà l'ho fatto dopo un periodo in cui ho letto libri e testi in versione semplificata, però rispetto all'inglese ho letto romanzi in francese molto prima, poco dopo aver iniziato a studiare, perché da italiana è comunque più facile capire il francese che l'inglese. Per quanto riguarda le risorse online e i video, vi consiglio TV5 Monde, che è un sito su cui ci sono molti esercizi, video e letture suddivise per i vari livelli di apprendimento. Se volete altri consigli e trucchi per l'apprendimento del francese, andate a guardare i miei 3 video sull'apprendimento delle lingue, uno per ciascun livello. Fatemi sapere se ci sono risorse che utilizzate e consigliate che io non ho menzionato in questo video, così che tutti ne possano beneficiare. Seguitemi su Instagram, mettete mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Io vi abbraccio forte, ci vediamo nel prossimo video e buono studio!